Così sono sono da vedere. Non so se li vogliono semplicemente dare. Eccoci qua, allora oggi funziona poco o nulla, il cane abbaia, per cui è un momento di grande, esatto, di, di, di grande eh, amicizia e, e compagnia. Io do il benvenuto a Daniela Caputo, marketing e direttore dell'innovazione di Manpower. Buongiorno Daniela, benvenuta. Soprattutto di te c'è cioè il professore Andrea Pontigia che ritrovo dopo una settimana. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. buongiorno. a tutti. E oggi parliamo di un tema Fighissimo, nel senso, i soft skill, il recruitment, cioè le aziende che cercano nuovi, eh, eh, diciamo, manager, nuovi impiegati, insomma, forza lavoro e il videogioco. Attenzione perché quello che vi raccontiamo è centrale per capire l'impatto del videogioco nel mondo del lavoro. Ma prima, la sigla. Allora, mi dicono già che la chat non funziona, per cui andiamo avanti così in grande serenità. Allora, eh, Daniela Caputo, Manpower, Manpower è una, diciamo all'italiano, un'agenzia di lavoro, in realtà è una grandissima agenzia di lavoro statunitense, una multinazionale, e un paio di settimane fa, se non sbaglio, forse un po' di più, eh, avete annunciato questa iniziativa The Skill Games, in cui sostanzialmente, che cosa, che cosa dite? Dite che eh, nelle aziende eh, è sempre più difficile eh, allenare o, o quantomeno, eh, insomma, riuscire a generare dei, de, delle abilità, delle, delle competenze internamente e un metodo, se ho capito bene che può essere utilizzato è proprio quello di andare a pescare nei videogiocatori o nel videogioco? Videogiocatori. Nei videogiocatori. Perché? Cioè, che cos che, di, di cos'è che vi siete accorti? Grazie, Luca. Allora, intanto dico videogiocatori, parto da lì, perché ovviamente per noi la persona è sempre al centro di, di tutto. Quindi parlare di videogiocatore significa parlare, nel caso specifico, almeno per quanto riguarda l'Italia, di almeno 15 milioni di persone, su questo Andrea potrà essere probabilmente più preciso di me, stiamo parlando di 2 miliardi e mezzo al mondo di videogiocatori, quindi di persone che quotidianamente eh, utilizzano i videogames e quindi sono eh, 15 milioni per quanto riguarda l'Italia di potenziali... Eh, lavoratori, dico potenziali lavoratori perché di questi 15 milioni ci sarà gente che già lavora e gente la maggior parte ovviamente ehm, che invece non lavora ancora quindi tutto il, il pubblico dei giovani eh, pubblico dei giovani che ancora per tornare a un piccolo dato Uh, in Italia eh, sappiamo che è molto penalizzato nell'accesso alle opportunità e al mondo del lavoro. Abbiamo una disoccupazione giovanile in Italia che si attesta intorno al 23,7%. Quindi un dato importante. Che cosa abbiamo fatto? In realtà un po' più di due settimane fa e circa un paio d'anni che lavoriamo su questo abbiamo cercato di capire come... Uh, i videogiochi potessero in qualche modo restituirci una fotografia un po' più approfondita rispetto a delle competenze trasversali, quindi le famose soft skills che i videogiochi aiutano a sviluppare e che possono essere trasferiti nel mondo del lavoro, quindi quelle che noi chiamiamo le transferable skills, quindi soft skills che sono trasferibili e quindi che si sviluppano giocando e che possono essere utilizzate nel mondo del lavoro. Perché questa cosa è importante? Perché, ehm, dicevo, abbiamo un tasso di disoccupazione alta, dall'altra parte abbiamo un talent shortage altissimo, quindi una scarsità di talenti, non riusciamo a trovare le persone giuste, in Italia si attesta questo dato intorno al 72% e una delle caratteristiche principali. Di questo shortage, quindi perché non troviamo le persone, perché non troviamo persone che abbiano le competenze trasversali giuste. Okay? Quindi ci è sembrato un connubio perfetto quello di dire: Bene, allora abbiamo bisogno di mettere più giovani nel mondo del lavoro. Per farlo abbiamo bisogno di capire quali sono le competenze trasversali di cui uh, sono in, uh, in possesso perché sono quelle più richieste dal mercato, cosa fanno i giovani di più, come trascorrono il loro tempo quando appunto non hanno la possibilità di lavorare, i videogiochi, i videogiochi perché sono anni ormai no, che stiamo assistendo a questo fenomeno in crescita. E quindi abbiamo ragionato, e quindi quando parliamo di innovazione significa anche questo, no? abbiamo ragionato di come portare un elemento di novità e quindi abbiamo deciso di unire questi puntini. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo analizzato eh, nel corso degli anni circa 11.000 videogiochi, li abbiamo un po' clusterizzati, abbiamo individuato delle aree di, di accorpamento di videogiochi che sviluppano in qualche modo, abbiamo associato delle competenze trasversali che in qualche modo vengono sviluppate all'interno di questi giochi. Sono, ci sono giochi di strategia, ci sono giochi adventure dove magari il problem solving è, è la, la, la caratteristica principale, c'è tutto il mondo degli open world, quindi Minecraft in questo per esempio è uno degli esempi uh, principali, uh, ci sono i giochi di squadra da FIFA, Call of Duty, insomma ce ne sono tantissimi, ecco abbiamo fatto una, un lavoro di aggregazione, di, um, come dire, di uh, a, assemblamento in qualche modo tra giochi e soft skills e sulla base di questo abbiamo sviluppato poi un assessment eh, che mh, utilizziamo per capire nei videogamers quali sono appunto le competenze trasversali che sviluppano attraverso questi giochi e che quindi possono entrare a far parte del loro curriculum o possono dare un'indicazione come accade nelle soft skills di quali sono le attitudini, le propensioni di questi ragazzi di questi videogiocatori rispetto ad un'associazione ad un'opportunità di uh, carriera a un profilo professionale a un ambito di lavoro che possa essere per loro più utile ovviamente il vantaggio principale in questo ripeto è quello di poter proporre alle aziende profili giovani sulla base però di competenze trasversali che hanno sviluppato in modi diversi diversi alternativi contemporanei di vivere la loro vita e che ci danno già un, in prospettiva quale può essere un approdo uh, lavorativo in termini di, di professioni che questi ragazzi possono, possono fare. Questo è il progetto dal quale siamo partiti oggi, quindi facevi riferimento prima Luca al Skill Game e invece una iniziativa pratica che stiamo portando in giro perché poi tutto ciò bisogna comunicarlo, bisogna anche avvicinarci al mondo dei giovani e spiegargli perché abbiamo fatto tutto questo e attraverso The Skill Game, che è un'iniziativa che stiamo portando avanti su Twitch, quindi un canale ovviamente che è assolutamente il, il canale king per chi gioca e quindi dove ci sono tutte le live, i live streaming che eh, accompagnano i giocatori, abbiamo deciso eh, attraverso un nostro partner che è PLB, che è un partner che sviluppa uh, il mondo degli sport e parte da un'idea, da un'iniziativa di due ex giocatori di calcio che sono Cristian Vieri e uh, Bernardo Corradi, che hanno avuto questa fantastica intuizione di associare appunto il tema del, uh, del videogioco anche allo sviluppo uh, dei ragazzi, alla consapevolezza dell'importanza che questi giochi possono avere rispetto al loro, loro livello di socialità, di socializzazione, rispetto al livello di collaborazione con gli altri. Quindi ne hanno voluto fare un elemento anche, no? loro lo definiscono di oratorio, quindi una, un nobile intento dietro tutto questo. Ci è piaciuta moltissimo questa iniziativa perché non era solo legata ai videogiochi in quanto tale. Abbiamo deciso di lavorare con loro e quindi The Skill Game di fatto è un modo nuovo di parlare all'interno di un canale giovane Twitch di come il giocare ai videogiochi possa avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro. Allora, io, intanto, stavo facendo l'assessment, per cui ho messo World of Brava. Warcraft come gioco, ma, ma perché sono furbetto, per cui ho detto metto World of Warcraft perché secondo me mi mettono come dirigente, perché con World of Warcraft sono, cioè faccio il leader, mi scelgo un bel tank. No, ma allora io devo dirti una cosa, che quando ho visto l'iniziativa, poi ho letto il nome di Bobo Vieri, ho visto su Twitch, siccome sono giornalista ho detto, ma secondo me è la classica operazione di comunicazione, prendono due VIP... Prendono un po' il, il mondo perché poi ho visto che avete utilizzato dei Twitcher, no? Eh, per cui eh, ragazzi che giocano tanto, cioè, insomma, dicono questa cosa per, per dire eh, manpower, no? Però in realtà sotto non c'è nulla. Poi, insomma, ne ho parlato con Andrea Pontigia che di solito mi bacchetta, mi diceva: no, tu sei cattivo, sei il giornalista e tutto quanto, guarda che. Esisterà una letteratura scientifica dietro, o quantomeno esisteranno delle che esistono. Infatti, io volevo proprio chiederti questo: cioè, ma nel mondo ehm, c'è qualcuno che in questo momento fa recruitment, cioè va a, ehm, a usare i videogiochi all'interno delle aziende o va a selezionare dei manager mettendoli davanti a eh, un mouse o un pad? Anche perché io mi ricordo. Un, un, un film degli anni 90 dove c'è questo bambino che era un super mago a un gioco tipo Space Invader che viene preso, eh, teletrasportato su un'astronave e diventa realmente un pilota di battaglia, che è un po' il, il sogno di, di, di tutta la comunità dei videogiocatori. Cioè, ma io sono tanto bravo nei videogiochi, perché non posso tradurre queste mie abilità nel mondo del lavoro? Di solito, almeno i luoghi comuni, quali sono? Sono che chi è molto bravo nei videogiochi, di fatto a lavorare ci pensa poco, o, o quantomeno ha un livello di frustrazione sul mondo del lavoro che poi non riesce a trasformare in lavoro di squadra. Allora, eh, la domanda è: ci sono degli esempi di, 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 insomma, di, di, anche di personaggi che sono poi stati che hanno utilizzato i videogiochi per aumentare la loro carriera, per fare carriera in azienda o anche per essere scelti? Allora, qui bisogna essere chiaramente molto puntuali nella risposta. È un fenomeno che si sta sviluppando adesso e che sta crescendo adesso, quindi per dire che ci sono aziende che stanno già adottando l'approccio del videogame per fare selezione. Non abbiamo casi ehm, concreti, reali, con anche un, come dire, un, un dato storico di successo rispetto a questo, perché poi ovviamente dobbiamo fare i conti anche con, con questo. Quando parliamo di iniziative, dobbiamo poi distinguere il marketing, come dicevi anche tu prima, rispetto all'efficacia di questi eh, strumenti. C'è certamente una sensibilità in aumento su questa tematica, ed è il motivo per cui. Per esempio, a livello aziendale abbiamo abbracciato questa iniziativa con uno studio dietro, come dicevamo, no? abbiamo analizzato questi giochi, li abbiamo clusterizzati, stiamo portando un approccio scientifico alla validità di quello che stiamo dicendo. Quindi il nostro obiettivo è certamente quello, sempre di più, di utilizzare questi strumenti per fare selezione. Ad esempio una cosa che abbiamo fatto e che stiamo in questo momento già utilizzando, quindi ecco posso parlare di un caso pratico che è il nostro, anche se c'è cioè, per esempio un noto brand del, del lusso italiano importante che eh, sta facendo questo tipo di investimenti nel mondo dei videogames, del metaverso, eccetera, per fare selezione. Quindi, in questo ecco, è per, per aggiungere anche un andato concreto. Nel nostro caso, dicevo, per esempio, stiamo trasferendo su piattaforme digitali di gioco ehm, dei nostri assessment che quindi utilizziamo per testare le competenze dei nostri, eh, dei nostri candidati. Abbiamo uno strumento di assessment che si chiama Skills Insight, che abbiamo trasferito in un ambiente virtuale dove Uh, il um, candidato, per poter rispondere alle domande dell'assessment, uh, deve utilizzare tecniche di, uh, di, di gaming e, nel caso specifico, di VR, quindi di virtual reality. Quindi, per intenderci, uh, abbiamo individuato un gioco che è quello dell'arco con le frecce in uh, ambiente metaverso, quindi con il visore. Dove il candidato per rispondere alle domande dovrà essere in grado di centrare la risposta attraverso il, il tiro con l'arco. L'ho testato, devo dire che, e qua così mi dichiaro subito, non sono esattamente diciamo, una, una, una gamer efficace: nel senso che ci provo, ci provo come tutte le mamme che hanno figli e cerca di capire un po' il fenomeno dei videogames. Non sono esattamente una buona performer, anche in questo, non sono stata bravissima. Eh, però è un modo sicuramente diverso, coinvolgente, che avvicina tutte le fasce d'età eh, a questa nuova modalità anche di, di fare una, un assessment e questo lo stiamo per portare avanti la cultura, per esempio lo stiamo proponendo tantissimo ai, mh, ai direttori delle risorse umane perché anche loro hanno bisogno di capire che oggi ci sono modalità diverse, strumenti diversi per selezionare. Le, le risorse, quindi, quindi siamo, secondo me, sul, sulla giusta strada, mm, mi, mi sentirei di dire che non abbiamo un numero di aziende chiare in questo momento che stanno Siete già ussovi, dai, siete pionieri. Siamo pionieri, ci piace assolutamente vederci così e anche molti nostri competitor si stanno muovendo su questa scia e quindi questo ci fa piacere perché evidentemente l'approccio scientifico è un approccio che poi viene valutato positivamente. Mentre, mentre prima di passare la parola ad Andrea, quello che vedete dietro è The Skill Games, per cui è il, il video di una puntata. Vai Andrea. No, beh, io sono assolutamente affascinato dalla proposta che viene da Manpower. Nel senso che uh, il racconto che, che hai fatto e il tipo di sforzo proprio da pioniere mi sembra che sia già questo un elemento straordinariamente interessante. Colgo però tre aspetti. Il primo è quello che dicevi tu, carattere scientifico, e naturalmente questo capisce che, e, essendo un pezzo del mio mestiere, sono particolarmente sensibile. Tutte le volte che si aggiunge questo aggettivo scientifico, eh, lo si fa spesso anche in modo improprio, non nel tuo caso, ma insomma... Come si classifica 11.000 giochi in funzione di quelle che sono le categorie delle soft skills? E, a dir poco affascinante, non so se è chiaro. Hai usato la te il termine clusterizzare, quindi chiudere in insiemi simili no, di, di giochi perché collegati a Soschi. Già questo esercizio mi sembra straordinario, non so se è chiaro. E quindi andare a capire che co come avete fatto. Hm? Uh, perché uh, se il risultato ha una grande affidabilità dipende proprio da questa capacità di classificare 11.000 giochi in funzione delle soft skills. Già il problema delle classificazioni delle soft skills è già un problema che non fa dormire alcuni miei colleghi di organizational behavior, cioè che cosa sono queste soft skills? Ma tralasciamo lasciamo. bellissima questa <ride> idea, di poi andiamo a vedere in concreto come si realizza. La seconda cosa, ne ho tre ma molto veloce: è che vantaggio mh, avete potuto rilevare tra tecniche tradizionali consolidate di assessment in fase di selezione eh, e invece le tecniche che avete sviluppato da pionieri. Cioè qual è il vantaggio fondamentalmente? No? Perché poi c'è una lunga storia più o meno consolidata, francamente, sulla valutazione, sia in self-assessment che di assessment, eh, di potenziale, di caratteristiche attitudinali, di soft skills di varie forme, no? e quindi c'è una lunghissima storia. Qual è il vantaggio? Domanda, questo non è il commento di prima, qual è il vantaggio che avete trovato rispetto a nuovi, al nuovo, alle nuove modalità? Mm? Ultimo, eh, ma poi mi chiudo davvero, ultimo aspetto ehm, è chi è il vostro cliente. Mm? Qui tolgo il cappello dell'economista, però insomma c'è sempre domanda offerta. Chi è il vostro cliente? Perché dal tuo racconto... Eh, il vero cliente sembra lo sviluppatore dei videogiochi che dice: Adesso vendo un prodotto che ti fa diventare più intelligente, tra virgolette. Non so se è chiaro, fantastico. Pensa che roba meravigliosa sarebbe. Un, questo sì, un argomento di marketing: gioca 10 eh, ore a Civilization e avrai tre punti in più nelle skills. Uh, di problem solving, non so se è chiaro, um, Raggiungi il livello 32 di Call of Duty, e a questo punto verrai. E quindi, domanda è chi è il vostro cliente? Riassumo: mh, ne ho due quindi. Chi è il vostro cliente, quella finale, e secondo, qual è il vantaggio di queste forme di assessment? Scusa se sono stato lungo, ma era semplicemente perché troppo interesse no. per la vostra iniziativa. No, ah, grazie intanto per, per le osservazioni. Allora, intanto par parto dall'ultima domanda, chi è il nostro cliente? I nostri clienti in realtà sono almeno due. Lo sviluppatore forse è un terzo, ma cioè, sarà la, alla fine di tutto ciò. Sono due e sono, intanto, eh, lo, lo citavo prima, quei direttori delle risorse umane che abbiamo bisogno in qualche modo di anche di educare, noi abbiamo anche questo scopo no? e certo. sociale e culturale, quello di educare uh, dei direttori delle risorse umane a valutare in maniera diversa i candidati che si trovano di fronte. E quindi questo è un modo per noi di dire, attenzione, abbiamo una serie di strumenti tradizionali, abbiamo un tema enorme della... Esperienza lavorativa precedente, che credo che soprattutto per il mercato del lavoro italiano sia una zavora difficilissima da um, da buttare giù. No, quindi lo sappiamo: vogliamo il giovane uh, esperto e, e, e quello simoro che non allora, ci abbandona. Vai, perdona, perdonami, qui dobbiamo essere più precisi. Lo vogliamo giovane <ride> plurilaureato. Esatto, col con massimo dei voti vote, con cinque anni di esperienza, e che fa esatto. pensare a o sei anni che il lavoro minorile, la, la legge sul lavoro <ride> esatto. minorile sia stata ampiamente superata. Di più, vorremmo anche. La capacità di trasferirsi in continenti diversi, eh, quindi una sorta di teletrasporto, conoscere sei lingue. Non so se è chiaro. Aggiungo, via, via via. Io, aggiungo io a 1200 euro al mese, tra l'altro, perché poi l'altro tema Esatta esattamente. No, no, eh, si chiama rimborso esatto. spese definito dalla regione, quindi si arriva a 600 euro. Non so se è chiaro, però, <ride> però attenzione, ti do i buoni pasto. Hai capito. Oh. Cioè, esatto. Io da economista dico what you pay what you get. Cioè, non, esatto. Non, esatto, non esatto. Ma hai ragione. Eh, scusami, siamo nei, più nei, più. nel paese fanalino di coda per eh. Eh, le retribuzioni, lo sappiamo e per tutta una serie di altre cose. Quindi, sì, esattamente. Grazie anche per, <ride> per questo rinforzo, perché forse una delle difficoltà o del, diciamo, delle mission più importanti che noi abbiamo è proprio quello di valorizzare meglio i candidati, far comprendere alle aziende quali sono i benchmark di mercato, oggi anche internazionale, perché poi quando noi diciamo vogliamo ragazzi che abbiano avuto esperienza o che siano disponibili a muoversi, bisogna anche comprendere dall'altro lato che più esperienze internazionali i nostri giovani fanno, più trovano alle volte ehm, non adeguati, per non usare altri termini, le proposte che arrivano dalle nostre aziende, no? quindi è un po' un cane che si morde la coda tante volte. Ecco, il nostro scopo è anche un po' questo, intanto quello di aiutare e quindi anche il secondo cliente che sono i candidati, aiutare le giovani generazioni ad entrare eh, prima nel mondo del lavoro. Per fare questo, e non avendo per, per struttura del nostro mercato la possibilità di fare tante esperienze prima, dobbiamo valorizzare ciò che non è... Uh, esperienza lavorativa e i giochi ci consentono davvero, davvero questo e, e qui ci colleghiamo un po' al beneficio il beneficio che abbiamo che stiamo notando in tutto questo è proprio la capacità di um, valutare uh, delle competenze che uh, questi giovani sviluppano, sviluppano in una maniera molto concreta ed esperienziale se vogliamo, no? quasi tutti uh, questi, diciamo, questi giochi consentono di valutare le competenze Uh, uh, in un ambiente situazionale, quindi il situational behavior è quello che si sviluppa di più. Gli assessment più tradizionali sono degli assessment cognitivi, eh, per cui assolutamente attendibili anni e anni no, di letteratura scientifica su questo, però probabilmente, tranne alcuni. Uh, che appunto puntano di più al um, uh, in, in basket, insomma questi che vivono un momento di anche di situazionale, però sa sappiamo che hanno un approccio un po' diverso. Quindi il beneficio principale qui è l'immediatezza, quindi anche la, la reazione in real time, quindi la, lo sviluppo um, della competenza avviene in quel momento, quindi non è un'attitudine, ma la stai anche sviluppando, questa è una cosa grande, e in un ambiente... Che è situazionale, e che è quindi molto concreto. Quindi questi sono i benefici. Rispetto al terzo punto che avevi detto, che me lo sono anche segnato: che era l'approccio scientifico, eh, è così, nel senso che intanto non mi voglio prendere merito a livello Italia di aver fatto questa cosa. Il, um, il, quello che dicevo, lo studio di questi 11.000 giochi e la clusterizzazione è stato fatto da un gruppo eh, norvegese, quindi nostri colleghi insieme a realtà che operano in questo ambito quindi proprio di, di studio dei, dei videogiochi eh, e quindi mh, eh, è stato portato avanti lì noi lo abbiamo analizzato, valutato la um, affidabilità rispetto al, al mercato italiano perché poi quando parliamo di assessment eh, di soft skills sappiamo che sono molto cultural sensitive e quindi abbiamo valutato l'efficacia sul nostro mercato e abbiamo adottato il, il modello, però ci è voluto un pochino a realizzarlo sì. grazie io leggo se sei bravo in giochi di strategia come League of Legends, Dota 2 Dash Royale, che credo che sia Clash Royale, però vabbè, ormai okay. potresti no, avere sia. ottime doti nel pensiero critico, percettività sociale cooperazione. e cooperazione, già questo è, ma quelli che giocano a Elden Ring, e questo lo, lo chiedo perché è più a puntigia, secondo te, cioè, dov'è che mi prendi io che ho fatto oltre 100 ore a Elden Ring, cioè, com'è che o cioè, mi, ca... oh, mi cacciano. Perché eh, mi sì, tengono sì, una sì. persona disturbata, oppure non so qual, secondo te, qual è la, la, la mia occupazione? Da oltre, Ma guarda, ti, ti, io ho un grande vantaggio come tu sai, rispetto a, ad altri interlocutori che sono tenure si dice in inglese. Quindi posso dirti la verità nel senso che nessuno mi caccia se... sempre che non cambi qualcosa meno 70 anni <ride> e nessuno mi caccia quindi vi dico la verità io ho passato le 100 ore Luca nel tuo stesso anche gioco, tu? tu? è Amma certamente mia. affascinante eh, non saprei dirti qual è il mestiere per chi gioca Elder Ring il problema credo che sia che causa effetto ancora una volta mm -hmm. l'abbiamo confuso in realtà yeah. la scelta del gioco eh, esprime preferenze, attitudini, sensibilità e quindi non è il gioco in sé, il giocare in sé, ma aver scelto quel gioco, non so se è chiaro, è la scelta, la decisione che è un marcatore, si dice tecnicamente in, in valutazione, di alcuni tratti della, della persona, di modo di affrontare le cose. Elder Ring è sostanzialmente un ottimo marcatore della di una propensione alla sofferenza esatto non si può parlare di videogiochi se non si gioca non so se è chiaro e, mh, eh, e credo che in alcuni casi dicevo prima e chiudo causa effetto è rovesciata cioè non è che il videogioco sviluppa certe attitudini è la scelta di quel videogioco che segnala con un certo grado di probabilità una sorta di attenzione, di orientamento che la persona ha. Eh, chi ha seguito tantissimi anni fa Age of Empires è fatto tutti gli Age of Empires possibili e immaginabili, non so se è chiaro. C'è un effetto di sequel, ma questo non lo diciamo noi, è il mercato che lo dice. E anche questo segnala qualcosa, no? perché il cliente il videogiocatore poi, come diciamo spesso Luca, io e te, si ripete nel tempo. Perché non esce dalla comfort zone? Perché ama vedere il nuovo capitolo? Beh, questa è una caratteristica del videogiocatore, o di quel videogiocatore che ama i sequel, capite? Quindi causa-effetto si ribalta, è la scelta del gioco che segnala in alcuni casi atteggiamenti, preferenze, orientamenti delle persone. È indubbio, non so se è chiaro. Poi questo, giustamente Daniele lo ricordava è pesato da elementi contingenti, contestuali evidentemente. Potremmo, no? A seconda del contesto abbiamo uno spettro di decisioni, di scelte diverse e così via, e quindi questo vincola in qualche modo. Eh. Secondo me il messaggio però, Daniela, fondamentale dell'esperimento, e uso il termine esperimento nel senso più positivo mm. del termine, è quello di spiegare a qualcuno che le nuove generazioni ci sono. Ah, new, generation are, you know, new generations, plurale, are coming. Questo è il messaggio vero. Non so se è chiaro. Il messaggio vero è che HR, or if you prefer, Vice President for People Management, chiamalo come vuoi, non mi interessa il job title. Deve non solo a parole, ma nei fatti, marcare l'arrivo di una nuova generazione, rendersi conto, ma loro spesso, attenzione, non dobbiamo essere così negativi spesso se ne accorgono, non so se è chiaro di questa cosa, però è un'operazione da continuare a fare e lo dico come osservatore di questi processi, cioè capire che una nuova generazione, o meglio nuove generazioni, come sempre, si affacciano al mercato del lavoro con attese e aspettative profondamente diverse, con competenze sia hard che skills profondamente diverse, si portano un mondo di sogni profondamente diverso dalle generazioni precedenti. E chi fa? Il gestore di risorse, non solo Lei Char, ma più in generale chi lavora in azienda, questa cosa meglio che la capisca, non so se è chiaro. Prima possibile, come si dice, as es soon possible, perché questo è il problema che abbiamo. Non so se è chiaro. Quando noi, prima della pandemia e chiudo, abbiamo scoperto che si poteva, vi ricordate anni fa, lavorare in remoto. Vi ricordate, Beh, ma basta guardare i nostri figli giocano, eh, io vi ho d'ultima, giocano con persone che non vedranno mai nella loro vita in altri continenti in una lingua diversa dalla loro, non so se è chiaro, e si devono coordinare per raggiungere determinati risultati, videoludici, ma pur sempre risultati. E voi che cosa offrite? Una scrivania e un telefono fisso, avete presente? È fantastico, ci mancano solo i gettoni per telefonare e poi è fatto, non so se è chiaro. E nello stesso tempo chiediamo, in alcuni casi, non voglio essere negativo, che queste persone siano anche innovative. Ma è strepitoso! Come è sì, possibile? È, Com è, paradossale possibile? Anche. è paradossale. Ma scusatemi e chiudo. Guardate le foto dei cubicle uh, in alcune aziende americane non solo. Solo le foto dei cubicle, non so se è chiaro. E... È assolutamente ragionevole che la maggior parte delle persone non voglia tornare a lavorare in quel, quello spazio. Ma non per il contenuto del lavoro, per la scelta di layout. E qui mi fermo, non so se è chiaro. Ma basta la foto, non ci vuole nessuna analisi antropologica, sociologica. Il cubicle è un posto dove lavorare tremendo, non so se è chiaro. Alcune ti dico subito: sono, la, la chat non funziona, però mi arrivano un parole sante <ride> <Questo> <ride> è particolarmente apprezzato. Ma io, devo, io fa, allora, volete sapere, e, e volevo fare una domanda a Daniela. Io, circa ogni anno, insomma, modulo dei, dei convegni, e ne, ce n'è uno con i principali attori dell'HR, no? per cui ho sostanzialmente intervisto tutti i grandi manager che stanno nell'ufficio del personale. E faccio sempre questo esperimento, siccome io sono oltre che un gamer, un giornalista di tecnologia, per cui insomma scrivo di tante cose e anche se non sembra eh, dall'aspetto, cioè non sono l'ultimo dei... per cui insomma godo di una piccolissima fama, a un certo punto prima di andare, di sederci sul palco, eh, dico: Ma sapete perché io ieri ho giocato a un videogioco, sono un grande appassionato e statisticamente questo succede da tre anni. Ho due persone su dieci che gli esplodono gli occhi e mi dicono: Wow, anche tu! No. Gli altri mi guardano come se fossi un cretino, o con quantomeno con la, 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 il dubbio, del ma allora forse ci eravamo sbagliati, no? E questo per dire, Daniela, che c'è una resistenza culturale gigantesca in Italia, cioè questo è un paese eh, dove il videogioco è, è considerato un prodotto culturale di serie C o di serie D, anzi, eh, cito Calenda, quando era al Ministero dello Sviluppo, qualcosa che rende cretini, no? Cioè ve lo ricordate quella, quella grossissima polemica? Se andiamo in Francia, cioè non, non percorriamo neanche tanti chilometri, è completamente diverso. Ma anche in Germania da noi, insomma, c'è il cinema, no? c'è la cultura alta, c'è un, un po' di provincialismo anche da questo punto di vista. Eh, gli uffici del personale, non tutti, chiaramente, eh, di fatto cioè, um, riflettono in parte anche que questa sorta di, non, non dico di arretratezza, ma di preconcetto nei confronti del videogioco. Devo dire che. Nel passare degli anni quando faccio questo teatrino sono sempre di più, non sono due, diventano tre le persone che poi si mettono a parlare di videogiochi con me. No? E mm. infatti volevo capire a questo proposito qual è la, la, la vostra percezione. Cioè, voi siete usciti con questa iniziativa, avete messo in campo i, i Twitch ed è un'operazione coraggiosissima perché. Eh, anche all'interno dei giornali eh, sono considerati dei dementi la maggior parte dei twitch no? per cui eh, il tema è questi qua eh, sono content creator che dicono parolacce su twitch eh, sbattono il, il mouse e hanno audience perché fanno queste operazioni non perché sono dei fini intellettuali o dei manager integrati nelle, nelle business unit eh, qual è la, la, la reazione che avete eh, percepito da fuori mm. Allora, la percezione è quella che stavi dicendo tu, ma è anche a, a proposito di te stesso, alla fine, nel senso che dici, no, rispetto di quello che può sembrare, eccetera. Allora, il nostro sforzo quello, deve essere quello di superare dei bias, dei pregiudizi. I pregiudizi si trovano un po' dappertutto. Gli assessment. E soprattutto quelli di nuova generazione, gli assessment digitali, l'uso dell'intelligenza artificiale per, per i processi di assessment, servono proprio a superare eh, questo tipo di pregiudizi di bias. Quindi, il nostro compito è quello di aiutare eh, gli uffici delle risorse umane a valutare il dato in sé. Okay? e non farsi condizionare da bias che ce ne sono purtroppo ce ne sono tantissimi il dato che emerge che viene fuori da questi assessment è eh, di fatto un dato che supera tutti questi perché ci sono del, degli algoritmi che lavorano poi si può tralavorare e, e, e si sta lavorando sull'approccio sull etico che dobbiamo avere su questi strumenti eccetera però di fatto ad oggi eh, la, è dimostrato che eh, i dati che vengono fuori da questi assessment sono più affidabili di quelli che potrebbero essere eh, dei risultati che vengono fuori da selezioni che, fanno, eh, che fa l'uomo, perché siamo pieni, pieni di pregiudizi: il primo è quello visivo, no? come ti percepisco, come ti vedo, mi piaci, non mi piaci, sei alto o basso. No? Eccetera, quindi questo è il, il primo punto. Ed è, e quindi sì, confermo quello che stai dicendo: è un lavoro che stiamo facendo. Non bisogna generalizzare su questo perché ci sono tantissimi direttori di risorse umane o comunque professionisti nell'ambito delle risorse umane che stanno cominciando ad avvicinarsi a questi temi. Banalmente, perché abbiamo detto all'inizio, cioè siamo 15 milioni in Italia che giocano, non sono pochi, ci sarà qualcuno di questi che gioca e quindi capisce il valore e soprattutto siamo molti di noi sono genitori e quindi vedono come le nuove generazioni si stanno uh, stanno evolvendo. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto che vorrei portare all'osservazione è il fatto che per esempio noi abbiamo fatto un lavoro interno quando abbiamo deciso anche di muoversi su Twitch e scegliere dei Twitcher un lavoro all'interno della nostra organizzazione per capire le nuove generazioni dei nostri colleghi che tipo di rapporto avessero A con i videogiochi e B con questi nuovi canali Twitch. Abbiamo scoperto che A abbiamo tantissimi videogamers che sono ottimi professionisti, quindi abbiamo banalmente fatto anche no, un'associazione un tra grandi performance che queste nuove generazioni hanno e skills che appunto sviluppano giocando e sono giocatori accaniti di centinaia di ore, come dite voi, di, di gioco. E dall'altra parte abbiamo scoperto di avere dei twitcher in azienda, no? se le aziende non fanno questo lavoro anche di introspezione per capire, abbiamo soprattutto realtà grandi come le nostre, noi in Italia abbiamo oltre 2000 dipendenti, quindi capire già il capitale che abbiamo in azienda. E cosa stanno facendo? Perché usano Twitch. Poi c'è un tema ovviamente di trash, non trash, chi sbatte, e chi non sbatte, ma ci sono tanti Twitcher tra i nostri colleghi che lo fanno, lo fanno benissimo. E quindi sono stati coinvolti nel, nel The Skill Game eh, nella maniera giusta. Beh, questo ti avvicina sempre di più a queste nuove generazioni, dalle quali non possiamo prescindere. Andrea diceva... Uh, delle cose, parole sante no? ha detto la, la, la persona um, vicino a te e, e ha, ha colto un punto essenziale, noi dobbiamo avvicinare le nuove generazioni al mondo del lavoro, altrimenti quel gap sulla Disoccupazione giovanile come lo colmiamo è, è, una, come dire, una, eh, è, un, è un dato evidente di fatto ridicolo il fatto che abbiamo da una parte un talent shortage elevatissimo, 72%, e dall'altra una disoccupazione giovanile. Come si chiude questo gap? Si chiude superando i bias, quindi superando i pregiudizi, dando un'opportunità ai giovani che sia un'opportunità concreta. Cioè cerchiamo di capire. Che caratteristiche hanno e come le possiamo sfruttare al meglio? Peraltro, abbiamo bisogno tantissimo di giovani nel mercato del lavoro che ringiovaniscano, che portino innovazione, che portino nuove modalità. Uno, dall'altra, non dobbiamo dimenticarci che viviamo in un mondo eh, globale dove le nuove generazioni hanno un'idea chiara e delle idee chiare di che cosa vogliono. Noi da anni portiamo avanti una ricerca che si chiama What Workers Want, che mira proprio a capire quali sono, Uh, I desideri uh, o le idee chiare, non sono neanche tanto desideri, questi hanno le idee proprio chiare di che cosa vogliono, soprattutto uh, con collegamento ovviamente al mondo del lavoro. E i ragazzi guardano quando devono scegliere, perché oggi scelgono anche, soprattutto non in Italia, gli italiani scelgono dove andare all'estero, ma anche in Italia, scelgono in funzione di tanti parametri, i parametri sono. Uh, cosa una delle richieste oggi più, più frequenti è quella proprio dello smart working ma non come desiderata quante ore o quanti giorni di smart working ci sono in azienda quali sono uh, le opportunità che io ho non di fare carriera ma di imparare cose nuove quindi quanto è stimolante l'ambiente che arricchimento mi può portare come persona perché sarà un'azienda dove probabilmente non ci resterò uh, più di cinque anni, perché le prospettive sono più o meno queste, ma io in questi cinque anni non, non mi interessa uh, crescere verticalmente, occupare la posizione di director, vice president o cosa, mi interessa maturare delle competenze che io mi posso spendere altrove. Quindi, i piani formativi, uh, flessibilità nelle modalità del lavoro, che non è la flessibilità di orario, sono modelli flessibili di lavoro, quanto queste aziende sono impegnate in tutte le tematiche ISG, piuttosto che eh, che tipo di attività fanno, che attenzione hanno ai temi del, uh, della sostenibilità, della sostenibilità ambientale, della sostenibilità del talento, che è un concetto che noi stiamo portando avanti, della sostenibilità sociale, quanto sono impegnate nella uh, risoluzione dei problemi, per esempio, di disuguaglianze, e questi sono temi che sono um, a cuore delle nuove gener generazioni che ci deve anche fare riflettere sul fatto che forse siamo troppo superficiali noi nel valutare le nuove generazioni che invece hanno un'attenzione spasmodica a questi temi. Non mi sembra che siano temi da, da persone immature, insomma. Certo. Posso aggiungere, scusami, alle tue parole eh, due, due brevissimi commenti, proprio a partire dalle tue ultime riflessioni. La prima... E la, la prima osservazione è che è necessario trovare un equilibrio, lo ricordavi tu, tra hard skills. E soft skills, usando due etichette che francamente mi piacciono pochissimo. Ma tra competenze e capacità, mettiamolo così, tanto per intenderci, no? tra, mh, certo. sappiamo bene di cosa parliamo. Qui bisogna trovare un equilibrio, attenzione: tra questo, le persone devono saper fare, deve esserci dietro quello che in francese chiamiamo un métier, un mestiere, delle competenze, eccetera. E poi a questo si aggiunge altrettanto importante condizione necessario, ingrediente necessario, so skills variamente definite. Prima cosa, quindi diamo il messaggio molto chiaro a chi ci ascolta, devi saper fare delle cose e il come le fai dipenderà anche da quello che noi abbiamo chiamato capacità. Primo messaggio, altrimenti le persone si inebriano rispetto a eccetera. La seconda cosa che le tue parole mi suscitano come, eh, proprio come economista, è che quello che tu hai chiamato, hai richiamato, è anche un cambio di linguaggio. Cioè per capire il nuovo che avanza, anzi che è già avanzato, da sempre avanzato, certo. eh, è necessario un cambio di linguaggio, non so se è chiaro, eh, ma in termini anche molto semplici. Io ricordo anni fa eh, che mi è stato detto, professore, abbiamo staffato un team con people schillate. Potrei anche ripeterlo, notate bene: ho staffato un team di people con persone schillate. Accidenti, cosa è successo? Dobbiamo chiamare il 118, è una cosa preoccupante. Si fa da piccolo come le malattie infettive, oppure è davvero eh, una cosa grave. Beh, io temo che, però, al di là delle battute, la mia era una battuta. Bisogna cambiare il linguaggio, quindi bisogna in qualche modo capire cosa vuol dire aver trollato, citato, snitch e così via, una serie di termini che potrei continuare in eterno che fanno parte del mondo eh, del videogioco e non solo, non so se è chiaro. Il problema è anche cambiare i codici, cambiare il modo col quale ci parliamo e questo, secondo me, non fa solo Diremmo cool, elegante, ma serve per costruire una relazione. Voi capite se il linguaggio rimane quello del secolo scorso? E eh beh, eh, sappiamo già chi vince la partita. Insomma, le regole sono definite. Il problema vero è che quelle regole non, eh, non sono più eque, questa è la verità. Eh, molto vero quello che, che dici molto vero e, mh, e sono d'accordo sul fatto che ci sia una sorta di snobismo rispetto ai linguaggi nuovi che dobbia, ecco, anche questo è parte del pregiudizio no? che certo. bisogna superare conto è parlare bene l'italiano che anche su quello l'italiano, le lingue, le cose altro discorso probabilmente altro è però comprendere e avvicinarsi ai nuovi linguaggi e anche qui parte banalmente dalle famiglie no? Uno sforzo c'è sempre stato lo sforzo di avvicinamento generazionale tra genitori e figli è la stessa cosa che deve avvenire nelle aziende, quindi comprendere il nuovo linguaggio, non giudicarlo perché altrimenti parleremo ancora voglio dire in, in volgare <ride> dobbiamo cominciare a fare questo tipo di percorso a comprendere il linguaggio soprattutto quali sono gli obiettivi della comunicazione delle nuove generazioni. Perché hanno bisogno di comunicare così? Quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere? È un esercizio, quindi questo assolutamente sono d'accordo. Sul primo punto, altrettanto, Andrea, mi trovi ehm, al 100% allineata sul tema del balance, dell'equilibrio tra hard e soft skill. Le soft skill sono un mezzo per poter sviluppare efficacemente anche... Eh, quelle hard skill di cui parliamo, che hanno un tasso di obsolescenza nel nostro mercato eh, altissimo e quindi devono essere rinnovate continuamente. Ma... Eccola. Si è, si è autofrizzata sulle soft skill. Mi sembra. Eh, forse mi, mi risentite? Okay. Forse mi stato mi un... mi, sì, sì, sì. Eh, dicevo, hanno questo tasso di obsolescenza elevato per cui i cicli anche no, di formazione per imparare queste hard skill, queste, queste competenze, sono brevi, ma se non si posseggono le soft skills non, non abbiamo abbastanza materiale per colmare questo gap. Quindi, assolutamente corretto, cosa bisogna fare? capire bene e sviluppare intanto una competenza trasversale che è fondamentale e che i giochi aiutano a sviluppare, che è la learnability, cioè la capacità di continuare ad imparare. Il gioco ha questo perché continui ad imparare cose nuove e dall'altra parte attraverso questa attitudine, questa voglia di continuare ad imparare, riuscire poi a imparare a fare delle cose ancora qui con cicli brevi poche cose per volta, quelle che servono nell'immediato e con la, con la come dire, assoluta consapevolezza che quello che ho imparato oggi non mi sarà utile per tutta la mia vita ma probabilmente coprirà un pezzo Allora io nel ringraziare Daniela Caputo eh, vorrei fare un po' quello furbetto dire però perché non ci date i dati <ride> delle, delle vostre ricerche No, nel senso che sarebbe interessante condividere. Io so che avete anche accanto, vedo che hai guardato nella direzione, il tuo direttore della comunicazione. Esatto. Se date a me, al professore, questi dati e okay. quello che scoprite, perché attenzione quando. Eh, vi ho detto siete dei pionieri da questo punto di vista, eh, siete dei pionieri anche perché avete un, un grosso, da, vedo che c'è Pontigia sa dove voglio arrivare: avete un grande database, noi siamo dei raffinati analisti, eh, poco twitcher ma, ma molto sui dati, se ci mettiamo insieme, magari possiamo provare a abbattere veramente alcuni preconcetti perché poi eh, sai il mondo accademico è un mondo di per sé lento il mondo giornalistico alle volte è un po' troppo veloce perché si innamora di, di stupidate come il corsivo e le cose di twitch però insomma mettendo insieme i due approcci forse riusciamo a dare un po' di velocità a un'analisi che secondo me è interessante per cui insomma se il, il tuo ufficio della comunicazione ci dà il via libera a tutto quanto magari ci mettiamo Aspetta. a... Me Ok, tutti quanti sui dati e proviamo a tirare fuori qualche evidenza e a giocare un po' con questi numeri. So che Andrea poi è d'accordo. No, ma di più l'approccio scientifico presuppone questo: cioè, quell'aggettivo famoso col quale noi etichettiamo le cose, prevede che i dati siano fruibili e le analisi ripetibili lo ricordo tutti, questa è lezione numero uno, eh, corso 101, non è vero, di Research Design, dice questo, è cioè, scientifico se tu metti, eh, condividi le evidenze, non so se è chiaro, lasci a terzi rielaborare i dati e confermare quello, altrimenti purtroppo scientifico è un termine che possiamo usare, ma in, in modo molto approssimato, come dire, si perdona tutto, quasi, mm. Quindi noi restiamo che ci ritroveremo su questi canali con dati alla mano per fare magari un po' di, di, di analisi, magari tra un anno, eh, nel senso che ci vorrà un po' di tempo visto che siete appena partiti. Analizzeremo questi dati e per quanto invece ci riguarda, mi riguarda, io ringrazio Daniela Caputo, ringrazio Andrea Pontigia. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre con Plating Talk. Arrivederci. Thank you. Thank you.